Ok, ciao ragazzi, sono E3M e oggi in questo video vi voglio presentare, anzi voglio far vedere, scusate, come estrarre dei file in un progetto Adobe Media Studio protetto, cioè crittografato. Infatti se noi andiamo su Estrae qui ci dirà che comunque dobbiamo inserire una parola chiave. E nulla. Ok ragazzi, vediamo come fare. Allora, prima di tutto gli diamo un doppio clic, lo apriamo. Una volta che il tutto si è aperto, lasciamo stare tutto com'è e andiamo su Start. Poi facciamo up data, cioè percentuale, up data percentuale, scusate, prendiamo ok, poi in up data andiamo su local temp e in questa cartella che si chiama irxtemp ci clicchiamo. Poi ci saranno le due librerie che non dovete cancellare assolutamente. Poi ci sarà lato run, cioè il progetto, la sua icona che ho messo poi, e poi c'è la cartella top play in cui ci sono le immagini, le icone, i documenti, i bottoni e l'audio. Ok, se a voi vi interessa qualcosa, basta che fate copia e incollate sul desktop. Spero di esservi stato utile e qualsiasi cosa contattatemi in privato. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti.